Conosce Sono Rosa Giordano, lavoro qui al CEIC, il Group Direct di Napoli. Giusto due parole, un buon anno a tutti, benvenuto al professor Perucci, al professor Ventriglia. Per chi non ci conosce, noi come centro Europe Direct abbiamo appunto la missione di informare e sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e i programmi comunitari. È una notizia di questi giorni che la Commissione Europea ha pubblicato gli esiti della selezione per gli anni 2013-2017 e il CEIC Europe Direct è stato nuovamente confermato come appunto ufficio ospitante in un centro di informazione europea. Questa volta vi voglio spiegare che come centro di informazione europea, come Europe Direct, non siamo da soli come comune, ma agiamo assieme a tutte le università insomma, di Napoli, all'associazione Noi et Europe, all'ufficio scolastico regionale e alla Camera di Commercio. Quindi faremo una serie di attività che hanno anche come riferimento vari gruppi target. Un'altra cosa, se qualcuno di voi fosse interessato al servizio di volontariato europeo o conosce persone under 30 interessati al servizio volontario europeo, abbiamo un posto disponibile per un progetto in un parco regionale in Lituania. La scadenza è il 15 gennaio, il progetto è stato già approvato e cerchiamo o un volontario o una volontaria che sia interessata ovviamente alla materia dei parchi regionali, quindi a lavorare a contatto con l'ambiente. La partenza è a marzo ed è un servizio di volontariato europeo di 9 mesi, quindi chi è interessato starà fuori da marzo, insomma a dicembre, e per ulteriori informazioni può chiederle a Francesco Di Crescenzo che parte con la macchinetta. Niente, buon lavoro e insomma a tutti quanti. Grazie. Iniziamo una breve del percorso che vi ho accennato, anzi brevemente, così vediamo una sintesi degli argomenti affrontati in questo primo ciclo. Premessa, siamo partiti da un'analisi dello scenario, dall'attuale situazione di crisi, come uscirne, come recuperare lo spirito originario del progetto di costruzione europea con lo sguardo rivolto verso il futuro. Il nome Europa 2020 da un lato proprio vuole testimoniare questo sguardo verso il futuro e poi il chiaro riferimento, come molto ben sapete, alla programmazione comunitaria, alla programmazione comunitaria 2014-2020. Obiettivi, appunto, analisi del quadro, istruzione, un overview sulla programmazione comunitaria, una riflessione da diversi punti di osservazione e l'apertura di un tavolo di confronto con i vari soggetti che a vario titolo si approcciano in questo modo. Siamo partiti in questo primo ciclo dal 29 ottobre al 14 dicembre, il secondo ciclo inizia oggi, come vi avevo accennato, sarà spalmato da qui al mese di giugno. Parallelamente si svilupperà il percorso di europrogettazione che partirà nel mese di febbraio e, come ben sapete, il tutto viene affiancato da costanti approfondimenti sul nostro sito europalabora.net, nei laboratori verso Europa 2020 e in particolare al laboratorio romano di cui vi dirò tra poco. Quattro seminari, siamo partiti il 29 ottobre l'Unione Europea prima, durante e dopo la crisi con il professor Stavola, 19 novembre la Commissione Europea ruoli, funzioni e opportunità qui al CEIC con il dottor Calabrice della rappresentanza italiana della Commissione Europea, poi abbiamo avuto varie testimonianze di professionisti che operano nel settore. Il 3 dicembre siamo stati in Cappella Pappagoda e col seminario La prospettiva del Mediterraneo, quello del professor Ventriglia, con il dottor Forte di SLM, Lorena Matteo dell'associazione Noi et Europe, il dottor Lockman della traduzione Lockman della dottoressa Rosa D'Amico. Abbiamo appunto in quel caso lanciato una prospettiva differente, come vi accennavo nell'introduzione, adesso vi facciamo vedere qualche slide ad hoc. E il martedì 11 dicembre abbiamo concluso sempre qui al CEIC con il professor Pierucci con politica di questione e istruzione per l'uso. Il primo seminario, appunto, siamo partiti con questo strappo, con questa introduzione dello scenario, abbiamo dato giusto qualche cenno dell'evoluzione della promozione comunitaria della strategia di Lisbona a Europa 2020. Il secondo seminario, come vi dicevo, ruoli e funzioni della Commissione Europea con particolare attenzione alle reti di informazione Europe Direct, qui appunto siamo nella sede Europe Direct di Napoli.
e grazie alle varie testimonianze abbiamo affrontato temi dalla strategia del web per la crescita Europa 2020 alla differenza tra gestione diretta e indiretta, la difficoltà del districarsi nella ricerca delle fonti di informazione, qualche cenno alle politiche di gestione dei fondi strutturali e a metodologie di progettazione. Il tutto può essere sintetizzato con l'importanza di fare network, l'importanza di gestire le relazioni con i vari stakeholder. Tavolo di confronto, appunto, è l'espressione che può sintetizzare questo modello che è stato poi ripreso anche nel terzo seminario. Dicevo, nel terzo seminario abbiamo stimolato una riflessione da una prospettiva diversa, anziché osservare le prospettive dell'Unione come sempre, come spesso avviene, guardando a Bruxelles, guardando ai grandi scenari europei, abbiamo prospettato una visione dalla prospettiva appunto del Mediterraneo, con varie testimonianze che ci hanno arricchito appunto questa riflessione. Da questa riflessione è nato, come dicevo prima, un apposito laboratorio sul nostro sito dedicato al Mediterraneo, da cui poi partiranno degli spunti per successivi approfondimenti in seminari in questo secondo ciclo. Il quarto seminario, martedì 11 dicembre, con il professor Pierucci, politica di coesione e istruzione e Russia, abbiamo affrontato il tema della coesione intesa come solidarietà, cioè come appunto l'Unione Europea si impegna per migliorare la situazione delle aree di difficoltà, facendo cenno ovviamente al discorso finanziario della distribuzione delle risorse su grandi aree di intervento in una programmazione settennale. Nella seconda parte della mattinata abbiamo avuto una testimonianza dell'avvocato Puschino sul concetto di mediazione in Europa. E nel briefing finale, il 14 dicembre, abbiamo raccolto un po' di spunti appunto per i prossimi step, che come abbiamo visto si articolano nel secondo ciclo che parte oggi, percorso di progettazione, e workshop su specifici temi con il coinvolgimento di imprese. Il percorso di progettazione sarà finalizzato a fornire strumenti e metodologie di europrogettazione, sarà un corso incentrato sulle attività di laboratorio, avremo dal punto di vista teorico una full immersion iniziale, poi partiremo subito con il lancio di progetti, che sono non simulazioni come spesso avviene in questi casi, ma progetti veri e propri, cioè divideremo l'aula in gruppi di lavoro che lavoreranno su progetti propri. Poi ripeto, con chi è interessato ci soffermiamo bene alla fine della giornata e diamo qualche informazione maggiore. I temi del secondo ciclo, partiamo oggi verso gli Stati Uniti d'Europa. Il prossimo seminario, da qui a un mese, penso alla metà di febbraio, il tema sarà imprese e globalizzazione, le aziende italiane che operano nei paesi mediterranei, forma e collaborazione con SRM, questo posto qui con noi oggi, e poi vi daremo nei prossimi giorni qualche informazione più dettagliata su come svilupperemo questo seminario. Successivamente in primavera, sempre nel campo della prospettiva mediterranea, guarderemo il punto di vista di Napoli, città metropolitana, quindi analizzeremo il ruolo dei territori e soprattutto delle città, e poi svilupperemo un seminario dopo il tema della mediazione. Partiamo ora con il seminario di oggi, verso gli Stati Uniti d'Europa, e dal titolo dice chiaramente qual è il nostro scopo, capire se l'Unione Europea sta effettivamente marciando verso una reale federazione di Stati, la situazione attuale ancora non ben definita rischia di perdurare per tutto. Questa è la riflessione che vogliamo lanciare oggi. Partiamo ora con l'agenda della giornata, Teresa Bonanno ci illustrerà qualche slide relativa alla reazione che potete leggere nei foglietti che avete sui tavoli. Dopodiché partirà quindi il professor Pierucci. Partiamo con il professor Pierucci, se non viene proprio meglio. Il professor Mendia giustamente suggeriva l'ordine alfabetico. Quindi partiamo con il professor Pierucci, dopodiché abbiamo invitato altri ordini un po' più problematici. Meglio non sono. Va bene, dopodiché avremo nella seconda parte un po' di dibattito con
più quale protagonistico, da poter scambiarci qualche riflessione. Allora, partiamo da Corda. In tal senso inoltre fa riferimento al detto che posto dei singoli stati in materia di controllo dei bilanci, perché è stato un tema che ho affrontato nel corso del primo ciclo di seminario, in particolare come già spiegato nella prima giornata del 29 ottobre. Perché si parla di veto delle sovranità internazionali a Maastricht ad oggi? La crisi economica degli ultimi anni ha posto la necessità da parte dei singoli stati dell'Unione Europea, che adesso faccio un passo in avanti per fare il successivo credito precedente, ha posto i vari stati dell'Unione Europea nella condizione di dover approvare i provvedimenti legati alla contingenza economica. Ad esempio, provvedimenti come il fiscal compact, il meccanismo di stabilità, la tax, non sono stati ratificati né dal trattato di Maastricht del 1993 e le successive fino al trattato di Lisbona del 2009. Infatti, qui sono dei provvedimenti volti più al contenimento della crisi piuttosto che alla crescita, che di fatto viene penalizzata. A margine, diciamo così, dei provvedimenti appunto legati alla crisi economica, si può dedurre che l'Europa avrebbe potuto affrontare in meglio i colpi della crisi, se all'epoca appunto dei rimasti, i paesi membri non avessero posto il diritto alla politica di controllo dei bilanci nazionali. Tale vito, mi ritorniamo alla slide precedente, fa proprio riferimento alla nascita del mercato comune, prima nel 1993, che ha evidenziato dire, proprio l'assenza di una politica di controllo dei bilanci. In modo particolare, la tutela delle sovranità nazionali era stata difesa dal governo tedesco in virtù della potenza economica del marco. Sempre nell'ambito del trattato di Maastricht emerge il ruolo della Banca Centrale Europea, BCE, che effettivamente deve sorgere nel 1999, come garante del mantenimento dei prezzi nella fase di passaggio dalle singole valute alla moneta unica l'euro. Tuttavia, l'effettivo controllo sulla speculazione dovuta al cambio viene delegato dalla Banca Centrale ai singoli organi nazionali per le leggi. Infatti, dopo ben 20 anni, si assiste al primo passo verso l'unione bancaria con la supervisione bancaria unica. L'accordo siglato tra i ministri dell'economia e delle finanze di 27 paesi degli stati dell'Unione Europea ha condotto appunto tra l'accordo sulla supervisione bancaria unica. Dal 1 marzo 2014 la BCE monitorerà tutte le banche della zona euro e dei paesi fuori della moneta unica che avviranno tra loro. L'obiettivo principale dell'accordo è proprio interrompere il circolo vizioso tra le banche e la crisi degli ultimi. Nell'ambito appunto di tale riunione sono state introdotte alcune figure, organi delle competenze specifiche, in particolare l'organo di mediazione, il quale per compito di assumere la decisione del caso del Consiglio di Governatore della Banca Centrale Europea del settore di libro e provenienti del Consiglio di Supervisore dell'organismo della BCE incaricato della sorveglianza. All'interno dell'organo di mediazione emerge la figura del mediatore che sarà rappresentato da un membro di ogni autorità nazionale, quindi in definitiva comunque la decisione ultima spetterà agli Stati. I tali organi di competenze sono stati introdotti in seguito alle perplessità suscitate dal governo tedesco su una possibile sovrapposizione dei compiti della BCE relativi alla politica monetaria e alla vigilanza. Tra le varie obiezioni sollevate spicca anche i dubbi suscitati dai
dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Repubblica Ceca, paesi finora non aderenti all'accordo siglato il 13 dicembre 2012, quindi recente, quindi è proprio il ruolo preponderante dei paesi euro in seno all'EBA, l'autorità nazionale incaricata della supervisione sulle banche dell'Unione Europea. In seguito di realtà di perplessità è stata introdotta anche l'opzione della doppia maggioranza, che finalmente è finalizzata proprio a bilanciare il peso dei paesi dell'EBA. Pertanto non si assiste che per approvare il regolamento con una maggioranza sia dei paesi euro che dei paesi non euro. Come è stato già detto, l'accordo sulla supervisione unica non ha diritti come finora tutti i paesi, però assicura comunque gli stessi diritti a tutti gli stati, sia nel Consiglio di supervisione sia nei organi di direzione. La supervisione unica, appunto, è la prima tappa dell'unione bancaria, la strada alla ricapitalizzazione diretta delle banche. Passate SM, che è un passo necessario per non far presentare un disagio di circolazione di sostegno alle banche quindi importante. Nel corso del primo ciclo dei seminari, la cooperazione tra la scuola nord e la scuola sud del Mediterraneo è stata al centro dell'incontro sulla prospettiva del Mediterraneo. Nell'ambito delle politiche di condivisione dell'interregionale su diversi piani di intervento, in realtà non è stato ancora raggiunto l'obiettivo della creazione di un'area di interscambio mediterranea prevista entro il 2010. Erano infatti gli obiettivi proposti durante il congresso di Barcellona nel 1995, non c'era una questione di tutto risolto, come le forme di integrazione intergenerativa, la sicurezza, le relazioni socioculturali ed economiche. L'investimento finanziario creato dopo che interrompono per tali interrelazione di circa 12 miliardi di euro nel periodo 2007-2013, cioè si tratta di elementi dello strumento europeo vicinato al Tenagato, non ha prodotto finora concrete opere di sviluppo incentivo di lato sviluppo, soprattutto appunto nei settori strategici dell'energia e dell'innovazione culturale. Pertanto, la scenario attuale si caratterizza dall'assenza di una strategia politica in grado di coniugare gli interessi economici con l'inclusione delle realtà eterogenee di costeramento mediterraneo. Tuttavia, qualcosa che si muove, tant'è che una decisione recente, dal 14 dicembre 2012, del Consiglio europeo, andava di sviluppare una specifica strategia del 2014 per un'altra regione adriatica, il Ridotto. Quindi, in realtà, si profila delle possibilità di recuperazione tra le due sponde, tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo. La macro regione adriatica in regionalità costituisce la terza d'Europa, viene dopo quella del Baltico del Danubio, della prima dell'Europa del Sud. Quindi direi è un passo in avanti fondamentale per lo sviluppo economico, per le nuove forme di cooperazione tra tutta la fascia dell'Adriatica del nostro paese con l'altra del Mediterraneo, potrebbe un attimo di fulmine da modello per si spera lo sviluppo di una macro regione di Tirrenica che potrebbe interessare da vicino anche le coste del nostro meridione. In definitiva, la futura dell'istituzione della macro regione adriatico-ionica pone anche di un rinnovato interesse da parte dell'Unione Europea verso il Mediterraneo come un concreto motore di ricerca in grado di creare delle progettualità. Infatti, sono a nostra partenza alcuni progetti già finanziati dall'Unione Europea, finalizzati proprio a creare opportunità di interscambio di buona governance nell'area di pratica. Grazie per l'attenzione, passo la parola al professor Thank you.